Benvenuti al mio nuovo video, che oggi sarà un video review su una marca di scarpe low cost del tipo 30 euro, meno di 30 euro, forse al massimo tipo 35 euro, insomma veramente prezzi bassi per delle scarpe che almeno dalle foto a me sembravano molto molto belle. Sto parlando di Quanticlo. Probabilmente questo Quanticlo, probabilmente avete visto foto in giro, soprattutto su Instagram, di queste scarpe che a vederle sembrano fantastiche. Infatti a me hanno colpito subito tantissimo, anche perché hanno veramente tantissimi modelli, anche con i tacchi belle alte, che magari uno dice va bene per una scarpa con il tacco altissimo, no, alto, non voglio spendere troppo perché magari non è che la porto tutti i giorni, quindi trovare queste scarpe fantastiche a così poco sembra quasi un sogno. E io infatti mi sono lasciata tentare, ma non ho preso le scarpe con il tacco, bensì scarpe chiuse all'apparenza comode, e ho voluto provare. Allora, innanzitutto vi parlo del sito in sé, nel senso che è efficientissimo, cioè se voi ordinate entro le 18 vi arriva il giorno dopo. Pagate sì 5 euro, si paga 5 euro la spedizione, però il giorno dopo ce l'avete e spediscono dall'Italia, quindi da questo punto di vista wow, fantastico. Parliamo della misura. Allora, io in genere porto il 35, soprattutto delle scarpe aperte, quindi sandali, comunque scarpe estive. Per le scarpe chiuse porto sì il 35, però mi oriento anche sul 36. E in questo caso ho fatto così, due paia di scarpe, perché ho preso tre paia di scarpe, due paia di scarpe ho preso il 36, perché comunque, soprattutto le prime volte, quando non conosco il sito, tendo a prendere il 36. Così vedo un attimo, no? Perché magari se vestono poco ci sta, però di un tipo non c'era il 36, ho preso il 35, vabbè. E vi dico cosa ne penso, di questi tre paia di scarpe io le boccio tutte e tre. Allora, io le porterò, le continuerò a portare, perché comunque mi piacciono, però ogni paio ha comunque dei problemi. Iniziamo dal primo. Allora, il primo paio di scarpe che ho preso sono queste. Allora, sono queste con il platform molto alto. Io adoro queste scarpe, premetto, mi piacciono tantissimo, mi piacciono soprattutto con tipo sotto i jeans, quelli che sono larghi in fondo, quindi è un po' a zampa d'elefante. Mi piacciono tantissimo perché comunque con il jeans che le copre tendono a slanciare molto, a fare la gamba lunga, insomma mi piacciono tantissimo. Queste qui poi, se vedete, sono veramente molto molto carine, perché sono un po' anche glitterate, quindi a me questo color crema così un po' glitterato, che poi comunque dal sito non l'avevo visto che era glitterato, quando l'ho aperte che mi sono arrivate ho visto che erano glitterate, ho fatto bellissime, mi sono piaciute subito tantissimo, e di questo appunto ho preso il 36. Voi direte, ok, scarpe super comode, anch'io lo pensavo, anche perché comunque hanno la punta rotonda, bella grande, insomma bella ampia, quindi ci si dovrebbe stare comodi. No. Allora, innanzitutto, diciamo, queste a vederle così sono anche abbastanza comunque rifinite, nel senso che sono anche un po' imbottite qui sul bordo, sono morbide, anche comunque la gomma che sotto è un pochino morbida, quindi comunque ci si sta bene, sì, però il 36 tende comunque a starmi piccolo. Cioè, sentite proprio quella sensazione fastidiosa del dito che vi, comunque delle dita che vi battono sulla punta della scarpa. E per essere un 36 a me sinceramente non è mai successo, è veramente strano.
Per cui, insomma, io l'ho portata anche tutto un giorno e alla fine non vedevo l'ora di toglierle, perché veramente, soprattutto se camminate tipo in discesa, vi fanno male. Quindi io non so perché il 36 di queste mi stia così piccolo. È veramente la prima volta che mi succede che col 36 delle scarpe chiuse non mi è mai successo. Anche le scarpe da ginnastica prendo il 36, mai successo. Con queste sì. Quindi non so, c'è qualche problema sulle misure, e poi vi dirò, perché è lo stesso problema che ho riscontrato un po' ovunque. E, però in generale, a parte questo problema della misura, queste sono comunque alla fine comode e sono comunque carine. Il secondo paio che ho preso sono gli anfibi, e questi sono il 35. Allora, quando ho aperto questi anfibi, considerate che io ne ho due paia, ho un paio di della Cult e un paio Dr. Martens. Quindi, diciamo, sono abituata bene, perché sono comunque due marche ottime di qualità. Quando ho scartato questi, mi hanno fatto subito un'impressione un po' strana, perché sono veramente molto leggeri. Chiudo un attimo qui la chiusura lampo. Sono molto leggeri per essere degli anfibi. E una cosa che non mi piace è la gomma della suola, cioè, a parte, vabbè, che non hanno il carro armato, e vabbè, per il prezzo che costano ci può stare che non ci sia il carro armato, però è una gomma che è proprio molto molto leggera. A me ricorda il materiale di cui sono fatte le ciabattine per andare al mare d'estate, insomma. Quel materiale un po' così, molto leggero, e sono estremamente però rigidi. E questo appunto è un problema anche con l'altro paio che vi farò vedere. Sono delle scarpe rigide, perché di per sé lo stivaletto è comunque carino, perché è comunque delicato, ha sempre qui la punta rotonda, quindi bella larga. Questo ho preso il 35 e comunque tende anche questo a starmi piccolo allo stesso modo dell'altro, quindi secondo me voglio fare un confronto, perché non l'ho fatto, cioè 35 e 36 sono uguali, considerando che comunque questo ha un bordo più grande, cioè non c'è tutta sta gran differenza tra il 35 e il 36, assolutamente no. E infatti io riscontro lo stesso fastidio anche con questo, però vabbè. Sono comodi perché hanno comunque la zip per aprirli, per chiudere, quindi non c'è bisogno di stare sempre ad allacciare e slacciare. Quindi di per sé lo stivaletto è carino, e anche questo l'ho portato ieri tutto il giorno e non vedevo l'ora di toglierli, perché soprattutto qui dove mi sbatte qui nella gamba mi fa male, perché è rigido. Nonostante io avessi le calze, è comunque un materiale rigido che dà fastidio qui dove sbatte sulla gamba. Quindi anche questi, sì, carini, sì, continuerò a portarli magari con delle calze un pochino più pesanti, però poi mi faranno male in punta, già lo so. Insomma, come la giri la rigiri, sono comunque scarpe secondo me scomode. Ultimo paio che ho preso è questo. Lo so, queste possono piacere, possono non piacere, a me piacciono, perché hanno appunto questo plafond altissimo, e a me così, queste piacciono portarle anche con le gonne, con i jeans skinny, con qualunque cosa, con i leggings. Mi piacciono a me le scarpe così alte, perché appunto non passano inosservate. Queste mi hanno colpito per questo particolare che hanno della catena, le ho trovate aggressive. Queste rispetto alle altre hanno comunque una suola un pochino più lavorata, però il materiale è sempre quel materiale molto 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 leggero. E queste idem. Allora, hanno anche queste la loro zip laterale comodissima, però anche queste tendono, e di questo appunto ho preso il 36,
Queste non mi danno fastidio in punta, devo dire, però danno fastidio qui, nella parte che sbatte sulla gamba, perché anche queste, cioè, si sente che è di un materiale rigido. Quindi, non lo so, a vederle così, sono tutte scarpe belle. Sicuramente, io non lo so, ma non acquisterò più nulla da questo sito, perché, cioè, tre paia su tre per me hanno comunque tutti dei difetti. Sicuramente non mi azzarderò nemmeno a prenderci dei tacchi, perché se sono scomode queste, non oso immaginare cosa possano essere delle scarpe con il tacco alto, così plastificate, così plasticose. Saranno proprio, cioè, immettibili, importabili, che faranno male subito. Per cui questa è la mia review molto personale di questa marca. Se anche voi avete acquistato, vi siete trovati bene e non avete riscontrato i problemi che ho riscontrato io, fatemelo sapere, insomma, perché non siamo tutti uguali. E vedo che comunque sono molto diffuse su Instagram, molte postano foto con queste scarpe in tutto il mondo. Io però mi sono trovata male e quindi ve l'ho voluto dire. Quindi io spero che il mio video vi sia utile e niente, ci vediamo al prossimo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanellina se non l'avete fatto, così sarete informati ogni volta che pubblico il video. Mettete anche un pollice in su se vi è piaciuto, se la mia review vi è stata utile, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!